Buongiorno a tutti, ti attende un amico potente, ognuno dei tre giocatori affronterà a turno il boss. Quando sei spettatore puoi fornire supporto con i modificatori in uso e con estrema gioia vedo che oggi la torre del tempo richiesta è quella di Mattia Genovese che mi ha detto proprio di scegliere il nostro sfidante odierno, Shao Kahn. Shao Kahn, allora scelgo te che andiamo contro Shao Kahn. Andiamo alla ricerca dei compagneros. Ecco il link al mio canale Twitch e alla mia pagina Instagram per seguire gli aggiornamenti. Ed eccoci qua la scelta. Io per forza devo prendere Shao Kahn. Vediamo chi prenderanno gli altri. Per fortuna io sono l'ultimo, e si spera magari anche di riuscire a batterlo. E noi abbiamo la possibilità di conferire degli aiuti agli altri. Allora, vedo che loro due mi daranno a me lo scudo, tutti e due, quindi avrò più potenza io. Però devo vedere una cosa, se riesco a mettere in pausa, che devo vedere se posso mettermi le combo, perché giustamente non mi ricordo un cavolo io delle combo. Dico, ah no, esci proprio, fa esci. Tu sei solo, imperatore. Il regno esterno mi appoggia. Anche gli Shokan ti rinnegano. Fai! Allora siamo nella merda. Quadrato. Triangolo. X. Bella cosa. Ma perché io non riesco più a entrare a spanare tutto con lo schermo intero? Vabbè. Punto di domanda. Sbao. X. Bello che l'ho bloccato. Colpisci duro, baracca. Colpisci come non hai mai colpito. Perché quando entrerò io non mi ricordo come cazzo si fanno a fare le combo. Non posso neanche mettere l'X. Cioè, non posso schiacciare start per vedere le robe. Quindi diciamo che ce l'abbiamo un attimino in quel posto. Dove non batte il sole, per vinci bacco. Gli conferisco qualcosa di strano, non lo so. Becca questo. Vai che l'ho bloccato. Diciamo che quello là che tira le robe deve stare un attimo attento con le seghe, perché che brutta cosa da dire. Perché diciamo che va a rompere le balle al mio lanciamento della rete. Proprio il Shao Kahn. Oddio, che cacchio c'ha i piedi? Non capisco bene cosa stia succedendo ai piedi del signor Shao Kahn. E mi sa tanto che mi si è distrutto il touchpad, perché non riesco più a fare il coso. Ci siamo capiti, non riesco più a mettere il coso a schermo intero. Ma vabbè, sti cazzi. Ma mettiamo ancora questo qua. La sega. Quadrato, roba a caso. La capitone nella rete. Anzi, il Shao Kahn nella rete. Colpisci duro. Io spero soltanto di riuscire a fare una fatal blow quando faremo quando toccherà a me, più che altro, perché altrimenti siamo nella cacca. E ha tirato giù quasi metà vita, quindi adesso tocca al secondo degli nostri amici. Non farmi ridere. Non mi ricordo io le combo di Shao Kahn, porca miseria. E questa diciamo che è una cosa molto molto, diciamo, non tanto bella, ecco. Taglia del quadrato. Taglia del triangolo. Anche questo diciamo che se la sta cavando abbastanza grigiamente. Insomma, ero ironico. Però mi devo sta zitto, perché anch'io farò schifo al cazzo. Questo tra l'altro, se mi sbaglio, l'avete anche forse vista durante una live su Twitch. Questa tipologia di prova proprio con la possibilità anche di invitare degli amici e tentare di fare le robe online. Dagli un quadrato. Mo arriva il capitone nella rete. Bello bloccato. Bella fatal blow. Preso al volo. Quadrato, triangolo che non so cosa faccia. C'è soltanto un problema. Quel maledetto qua ha le fatal blow infinite. Una volta che ne farà una, poi aspettere soltanto un paio di secondi
e ne potrà fare un'altra. Porca miseria, io mi ricordo che se mi sbaglio ci sono le combo col quadrato qua con Shao Kahn, le uniche cose che mi ricordo, ecco. Adesso tocca a me, ma io non mi ricordo le combo che devo fare. X, vaffanculo. Ho già vinto. Questo lo dici tu che hai già vinto. Becca questo. Giustamente mi deve prendere e obliterare subito con la Fatal Blow. Sto pezzo di merda. Sto schifoso. Sto lurido, sto cane. Sto fregno. Tutto duro. Oh. Mamma mia. Io sono l'ultimo baluardo. Dico desta battaglia. Sarò colui che porterà a compimento la sfida. Mazza quanto sono potente. Non ricordavo assolutamente di essere così valoroso con il mitico Shao Kahn. Mazza che botte. I am the best. Pestami che mi arriva la Fatal Blow. Pezzo di merda. No. No, l'ho mancato. Figura de merda. Donatemi la potenza, amici. Donatemi tutto qua. Grande. È ovvio. Non vale nulla. Shao Kahn. Mamma mia che vittoria incredibile e imperiosa dell'ex doppio ex imperatore di questa zona. Incredibile, grazie amici, ce l'abbiamo fatta a vincere. Ah, mo posso mettere, ma vaffanculo, io che mi ero cagato addosso con la paura che si era bloccato e si era rotto il tasto. Distrutto Shao Kahn al primo tentativo. Mamma mia che delizia. Torniamo alla selezione torre. Mamma mia, proprio completamente completati, proprio spanato duro. Shao d'argento, martello da guerra del re dragone, lancia Sundo e ladro di regni. Kahn indulgente, tutto sbloccato. Mamma mia, tra l'altro siamo anche avanzatissimi con la percentuale per sbloccare le belle robe. E dato che ci siamo, facciamo un'altra torre. Ah, purtroppo queste qua le abbiamo già fatte, però non abbiamo sbloccato tutto quello che potevamo sbloccare. Vediamo qua cosa possiamo sbloccare di buono. Proviamo con questa qua. Questa è difficile, questa è difficile. Sono tutte e due difficili e le andremo a fare ancora con Shao Kahn. Questo è un episodio proprio a tema. Sarete voi a dirmi con che personaggio devo attuare queste torri del tempo. E casca sempre fagiolo il nostro avversario, perché prima ero me stesso, ma adesso sono contro un altro maledetto Kahn. Outworld OG. Shao Kahn, il maledetto del regno esterno all'originale, che va contro un altro ex imperatore, Kotal Kahn. Allora, consigliato. Purtroppo mettiamo questo e mettiamo anche la scheggia della vita. Tutti gli imperi crollano infine. Il mio non morirà mai. Tu non risorgerai. Round one. Fight! Ah sì. Bene, caro Kotal Kahn, se non lo sai, io ho portato a compimento la fine di una torre molto difficile. Ancora più difficile di questa che si brama dinanzi a me. La puttana quanto mi ha già aperto in due. Oh, calma! Che sta succedendo? Perché tutte queste... becca questo! No! L'ha bloccato! Ma morte! Sono già morto! Niente, andiamo subito al riprovamento di questa torre, altrimenti arrivederci e grazie, ci vediamo la prossima volta, perché tanto questa l'avevo già fatta. Maledetto micione assassino! Crollano infine. E me l'hai già detto, pezzo di merda. Tu devi patire le pene dell'inferno, brutto schifoso. No, però io volevo fare le robe e tu non mi dai la possibilità di farle. No, aia che botta. Dammi la vita, insolente. Insolente schifoso. Tu con quei tuoi maledetti ro... la miseria però. M'ha già buttato in zona Fatal Blow. Speriamo di fargli tanto danno e invece no, diciamo che la vedo molto dura questa, e ho anche capito perché non sono riuscito a vincere l'ultima volta. Se sono vicino al totem subisco i danni,
Porca miseria! Donami la vita! Non ti fermare, deficiente di un Shao Kahn maledetto! Porca la miseria impesta! Vita! Vita e coso strano! Vita e coso strano! Ladies and gentlemen! Forse non mi ha battuto! Abbiamo ancora un brandello di speranza! Se non mi spana di cattiveria adesso! Vita! Però non fermarti, imbecille! Sei soltanto un cretino stolto di un essere umano! Adesso, caro Kotal Kahn, ti faccio fare una brutta fine. Fatality. Shao Kahn wins. Questa è la fine di coloro che non la smettono mai di sparare stronzate. Kotal Kahn distrutto. Adesso c'è soltanto la ciliegina sulla torta dell'aver portato a compimento tutto, ma credo di non avercela fatta. Vediamo un po'. Pugno dell'unico essere. Perché ho sbloccato della nuova roba? Non lo so. Ah, era le cose a caso che mi sbloccava. Non lo so. Comunque. Storia del tempo, pioggia di sangue completata. Abbiamo fatto pure i 50 cuori. E vai! Spero che questo episodio vi sia piaciuto. Iscrivetemi quindi con chi devo usare nel prossimo episodio. Il personaggio delle Torri del Tempo.